Siamo qui con il dottor Corrado Bottini, esperto di chirurgia colorettale. Benvenuto, dottore. Buongiorno a lei e grazie per l'invito. Dunque, dottore, l'intervento per le emorroidi è molto doloroso? Ma innanzitutto bisogna distinguere che tanti anni fa c'era un solo intervento, adesso ce ne sono tanti e vanno, come dire, individuati a secondo delle esigenze del paziente e della gravità dei sintomi che le emorroidi determinano. Alcuni interventi, i cosiddetti meno invasivi, assolutamente sono molto poco dolorosi. L'intervento classico, la classica emorroidectomia secondo Milligan Morgan, che una volta era vista come uno spauracchio appunto per il dolore, adesso sia per le metodi utilizzati per l'intervento, per asportare le emorroidi, sia per i farmaci analgesici che vengono utilizzati nel post-operatorio, è assolutamente un intervento sopportabile che si può eseguire con assoluta tranquillità. Quali sono i tempi di recupero dopo l'intervento per la cisti pilonidale? Ma bisogna vedere, una volta potevano essere anche tanto lunghi perché l'intervento prevedeva l'asportazione di un'ampia quantità di tessuto e poi le ferite impiegavano tanto a guarire. Adesso, in casi in cui c'è un'indicazione, si utilizza una chirurgia mini-invasiva, il cui acronimo è EPSIT, in cui praticamente utilizziamo uno strumento che si chiama fistuloscopio, che permette di entrare dal piccolo orifizio dato dalla fistola esterna alla cute e di curare tutta la malattia pilonidale dal suo interno, così facendo alla fine resterà solo un piccolo buchino che è vero che impiegherà comunque una ventina di giorni a guarire, però basta irrigarlo, lavarlo con della soluzione fisiologica quotidianamente e praticamente il paziente il giorno dopo può tornare alle sue attività quotidiane. Si tratta spesso di giovani pazienti, quindi potranno ritornare il giorno dopo allo studio, allo sport, all'attività lavorativa. Grazie, dottore. Grazie a lei.